Allora, giochiamo contro Pham Gia Bich 2008 dal Vietnam. Credo, Vietnam, sta bandiera, sì. Capitale del Vietnam, il più veloce vince un gelato. Un gelato alla pizza. Fortissimo puzzle, illegale. Kuala Lumpur siamo un po' fuori strada. Fortissimi, raga, fortissimi, niente da dire. Ok, giochiamo la variante Svechnikov o Lowenthal o... Vabbè, c'ha tanti nomi. Di sei una delle... Questo è uno dei miei primi amori come apertura. E... Dopo invece... Non so, sono... Vabbè, sono passato alla cugina. Ok, cavallo di 5 è una mossa che quando la giocavo io 15 anni fa, sta roba, il cavallo di 5 non era considerata tanto bene. Però adesso è tosta. È una delle più interessanti. Giocatori di Call of Duty. Ok. Ok, qua cavallo B8 bisogna fare. Questa è stata una delle armi principali di Caruana quando doveva giocare il match mondiale con Carlsen, che Carlsen giocava molto più spesso la Svechnikov, e cavallo D5 è stata la scelta di Caruana, ma una scelta che non ha creato particolari problemi al nero, mettiamola così. Alfiere F7. Qua sono già fuori dalla mia teoria, cioè lo dico candidamente, non ho idea delle mosse da fare, qualche idea in mente, ma le mosse specifiche non le conosco, purtroppo. Vabbè, sarà Rocco qua. Ah, Rocco. Vediamo un po' sto pigiamino. A4. Questa è una mossa che si fa anche prima. E vediamo un po' qua. Allora, tendenzialmente il nero dovrebbe essere muscolare sul lato di re. Però finiamo prima lo sviluppo. A6 per ora non è necessaria, credo. Cavallo in B5 non mi sta creando particolari problemi, quindi... Tanto facciamo cavallo D7, magari posso fare cavallo C5. Che dare fastidio a questo ci sta. Alfiere A7. Ok. Forse qua ho intravisto un piccolo problema. Cioè A7 sotto. A7 sotto non mi preoccuperebbe tanto. Se... Cioè tipo A6 può fare cavallo A7 e poi mangiarmi l'alfiere. E non è il massimo, dare quell'alfiere. Quell'alfiere è importante. Quell'alfiere è importante, sì. Quindi, un'idea potrebbe essere alfiere G5, però cade questo. Un'altra idea potrebbe essere la mite cavallo F6, che mi ha già convinto per la sua... Come si dice? Per il suo carattere mite. Ma veramente su A6 vuol fare cavallo A7? Cioè siamo seri? Purtroppo mi sa che siamo seri. Però alfiere G5. Ah, ecco. Alfiere G5, cavallo per C8, alfiere per E3. Cavallo per D6.
alfiere per f2, cavallo f6 e stona Pasqua. B6, il cau cau. È la mossa più forte, soltanto che non l'avevo vista e me l'hai suggerita. Quindi non la posso più fare. No, scherzo, B6 è una merda. B6 fa A5 e inizia a spaccarmi sul lato di donna, non mi piace tanto. Però forse ci può stare, ma secondo me non è buona. Cavallo F6, di cos'è che avevo paura? Di alfiere per A7, mi sa. Perché su cavallo per mi può dare l'alfiere, mangia questo. Ma no, spingere sti pedoni, non voglio spingere sti pedoni, tendenzialmente non lo so, può essere che sia giusto, ma non non mi piace, non mi piace. Facciamo A6. Su cavallo A7 ce ne faremo una ragione e faremo alfiere G5. Cavallo per C8, alfiere per F2 e cavallo per D6. E spero di essermi sbagliato perché... Cioè, spero che ci sia qualcosa di meglio per me. Perché la linea è complicata. E se mi sono perso qualcosa... Oh, vabbè, ci facciamo mille pare e dopo lui voleva tornare solo in A3. Va bene. Che ci sta, eh? Non è detto che cavallo A7 fosse la cosa migliore, però. Fiere G5. Facciamo il segno della croce che ste mosse non vadano bene. Ah, ma... ok. No, ok, su donna H5 abbiamo H6. H6 dovrebbe essere abbastanza. Donna H5, H6. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ci sta, ci sta. No, stavo valutando alfiere per H7, re per H7, donna H5, ma c'è alfiere H6. Anche in questo caso sembra che il nero regga abbastanza bene. Cambiare questi alfieri va bene. H5, H6. Cavallo F6 lascia l'alfiere in presa. Ma in realtà, forse a vederla così, donna H5 me la sarei anche risparmiata, fossi in lui. Ok, qua. Ah, perché vuole cambiare tutto e andarmi a mangiare D6. Però io gli mangio di 5. Per ripicca. Come ce lo mangiamo sto di 5? Per forza quel cavallo, perché su torre di 8 mi fa cavallo per presa C4. Sì, me lo rimangio subito. Ok, dovremmo avere raggiunto una posizione giocabile. Speriamo. Torre di 1, ok, non sembra la mossa più minacciosa del mondo, per fortuna, torre di 1. Ora torre di 8. E ci piazziamo con l'alfiere in E6. E a mossa 20 abbiamo finalmente ultimato il nostro sviluppo. Ah, ok. Cavallo per C8, torre per C8. Qui sarò abbastanza dinamico anche se perdo B7.
Sarò abbastanza dinamico. Tipo, cavallo F4. Torre per D8. Torre per D8, alfiere per B7. Non sembra proprio invitante sta linea. Sì, cavallo B4, certo. Però che cambia? Cioè, mangia, mangia e alfiere per B7. E mo? Se mangia C2, mangia A6. Ah, però io posso fare così. Cavallo F4. E dopo su torre per, alfiere per B7, torre B8, alfiere per A6, torre per B2. E non so se abbia un modo decente per difendere C2. No, se fa alfiere per B7 prima di cambiare mi sembrava meno pericoloso. Perché adesso mangio io. Lui non può mangiare qua, chiaramente, perché si becca cavallo E2. E su presa perde... Ah... Ho preso io il pacco. Ok. Non l'ho vista. Ho preso un pacco. Facciamo finta che non ci sia niente. Ci sta mettendo una vita. Sì. Qua mi sa che dobbiamo abbandonare. Eh già. Questa mi era completamente sfuggita. Vabbè. Ci sta. Big blunder. Però comunque... Cioè, vuol dire che l'aveva già vista da subito, anche se comunque ci ha pensato tanto, è un po' strano. Cioè, se fai una mossa come alfiere per B7, devi aver già visto... Cioè, questo tema di doppio, di attacco doppio. E cavoli, è strano che ci metti 20 secondi per giocare torre di 8. Oh. Vabbè, strano. Va bene. No, vabbè, cheater no. Cheater direi proprio di no. Non ha giocato una partita eccezionale, per carità. Oddio, magari sì, però. Vediamo, a 6, cavallo a 3. Donna H5. In realtà ha fatto una partita, cioè ha messo solo le prime. Cavallo C4. Torre A di 1. Il motore da torre F di 1, ma ha sbagliato torre. Cavallo per C8. No, ha fatto una partita senza senso. Effettivamente può essere che sia... Che sia cheater, ma no, perché è fortissimo e basta. È proprio tosto. Membro Platinum. 97.6%. Not bad at all. Not bad at all. Ha fatto una partita della Madonna. Non voglio pensare male. Però ha fatto una partita veramente della Madonna.